Ecco, salutiamo il professor Risè. Carissimo amico del meeting, instancabile scrittore, giornalista, docente di... No, non quello, di psicologia dell'educazione alla Bicocca. Docente alla Bicocca di Milano e psicanalista. Amico perché la sua riflessione, i suoi giudizi, i suoi richiami ci fanno capire appunto che i libri sono qualcosa a volte quando appunto cercano la verità dell'esperienza attraverso i multiformi aspetti di possibile approccio ad essa, quando cercano il vero sono qualcosa, un punto di non ritorno, un punto di utilità reale. Ecco, oggi con lui vogliamo chiedergli di raccontarci quest'ultimo lavoro che diversamente dagli altri non parla di una sua originale e perciò condivisibile e incontrabile valutazione circa gli aspetti dell'umano vivere, ricordiamo i tanti temi da lui affrontati, ma qualcosa che viene detto da alcune agenzie, voci della società civile europea e internazionale e che però sono state verità che sono state occultate, che sono state dimenticate e che sono ostracizzate. A riguardo di che cosa? A riguardo di quel fenomeno che può far perdere la testa sicuramente e a volte anche la vita sul serio, e cioè il fenomeno delle droghe leggere, in particolare della cannabis. Non è un titolo astratto proprio perché è molto particolare questo nome, cannabis. Si tratta di una sostanza, ma soprattutto di un'abitudine, di una consuetudine, di un atteggiamento sociale e di una perseguita disinformazione, di un fatto che sta, rovinando generazioni e sostanzialmente rendendo manipolabile e disperata la nostra società. Io credo di non dire cose troppo forti, anzi il suo libro contiene anche dati medici ben più forti di queste notazioni culturali che faccio. Ricordo solo una cosa, che quando ero ragazzino mi hanno passato un pamphlet, c'era questo Solzhenitsyn che era arrivato in Occidente ad Harvard, fece un discorso, mi pare nel 75-76, e lo lessi e ricordo ancora che diceva l'Europa sarà seppellita dalla droga, una popolazione totalmente rimbecillita e dal terrorismo internazionale. Sono due fattori che abbiamo totalmente sotto gli occhi. Il primo però è sostanzialmente invisibile perché è tollerabile, perché in qualche modo sembra di poterci convivere, correggibile in qualche modo. Ecco, Risè, imposta subito questo punto e anche quindi il perché hai voluto fare questo importante punto, che è un punto ormai di battaglia, ne parlano tutti i telegiornali, gli organi di informazione iniziano a parlare a questi livelli in un momento in cui ministri recenti e attuali hanno detto che si possono raddoppiare dosi e tutto quanto, ed è un'esperienza che tocca tantissimi giovani e anche figli. Prego. Certo, devo ringraziarvi innanzitutto, sono molto contento e grato di poter portare qui a voi, fratelli amatissimi, questo lavoro che è l'ultimo che ho fatto e che mi ha molto impegnato e che ho fatto perché mi sembrava giusto e per certi versi impossibile non farlo e rimandarlo, perché questa della cannabis è poi una storia che interseca naturalmente tutta la mia generazione e quindi tutta la mia vita. Questo libro è dedicato a una serie di persone che erano miei amici, questo a contraddire proprio la leggenda rosa di cui parlo nel libro e che domina secondo me
il modo con cui il modello culturale dominante guarda al fenomeno della cannabis, quindi del principio attivo di marijuana, hashish e gli altri cannabinoidi, è dedicato a una serie di persone che erano miei amici e che sono morti di cannabis, incominciando dalla cannabis e a volte anche finendo dalla cannabis. Quindi è dedicato invece poi a Vincenzo Muccioli, che ha speso la propria esistenza perché questo sterminio, non solo quello legato alla cannabis ma legato alle droghe generali, finisca. E sappiamo che per questo è stato perseguitato, è stato incarcerato, è stato trascinato in catene in tribunale qui a Rimini. Quindi in qualche modo ero giovane quando la cannabis è arrivata, quando è stata da subito strumento di morte e di follia, e adesso che sono vecchio sono costretto a confrontarmi con il fenomeno di cui parlo poi nel libro, e cioè quello non solo di una continua da allora progressiva diffusione di questa droga, che è la droga illegale più consumata nel mondo intero, a smentire la leggenda rosa appunto della sua innocenza e del suo carattere pacifico, è la droga, e qui cito le fonti da cui questo dato viene estratto, più associata a fatti di sangue e fatti di violenza, e se volete poi parliamo come mai, ma è anche la droga che nel corso del tempo è diventata il primo fattore, per certi versi, di produzione di follia nell'Occidente. È diventato il primo fattore di follia, di produttore di follia nell'Occidente per diverse ragioni. Prima di tutto perché si è visto che nel tempo produce tutta una serie di disturbi mentali e psichici molto precisi. Secondariamente, purtroppo, perché l'età dell'assunzione della droga, cioè in cui i ragazzi incominciano a consumare cannabis, si è continuamente abbassata. Adesso praticamente le prime assunzioni sono immediatamente dopo, addirittura alla fine della scuola media, e io cito le ricerche che sono state completamente taciute in Italia fino al mio libro, se non in ambiti scientifici, che peraltro venivano gli scienziati che le conoscevano, che le citavano, che ci lavoravano sopra, venivano immediatamente ostracizzati e marginalizzati dal sistema delle comunicazioni di massa che non comunicava le loro ricerche. E queste ricerche hanno dimostrato in modo incontrovertibile, tanto che l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti gli istituti di sanità dei principali paesi occidentali li hanno fatti propri, hanno dimostrato che assumere THC, cioè il principio attivo, il tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis, prima e nei 15 anni, è un altissimo fattore di produzione poi di psicosi o di schizofrenia negli anni successivi. E siccome purtroppo questo è vero, noi cosa abbiamo? Abbiamo che nei paesi occidentali la nostra gioventù si è psicotizzata, per cui i ricoveri da cannabis sono oggi dal secondo alla terza motivazione di ricoveri nei reparti psichiatrici, con naturalmente dei costi altissimi. Mi risulta dal Corriere della Sera che ho letto oggi che ieri, proprio qui al meeting,
il direttore generale dell'assessorato alla sanità della Regione Lombarda, credo, ha esposto questi dati esperienziali, quelli della Regione Lombardia. Peccato che qui è da anni che c'è questa tendenza e non se ne è detto assolutamente nulla. Allora, alla fine dell'anno scorso, di fronte all'inasprirsi di questo fenomeno, di fronte a quella che tu hai citato, cioè questa, non posso mettere un aggettivo accanto, iniziativa del Ministro della Sanità di raddoppiare la dose consentita di cannabis, e di fronte ai commenti dei ministri circostanti, alcuni dei quali hanno detto: ma certo, è naturale ed è assolutamente ridicolo criticare questa decisione, perché, come è noto e come la comunità scientifica sa, la cannabis non fa assolutamente nulla. Qui voi avete 200 note circa che dice che cosa la comunità scientifica pensa della cannabis, cioè tutto quello che vi ho detto prima. Ho detto: bisogna che io scriva questo libro, anche se sono uno psicanalista, sono impegnato, come sapete, certo, su molte piste di riflessione, ma questa non è una mia pista. Però, siccome queste ricerche ci sono, nessuno ne parlava, non sono raccolte in un libro ad ampia divulgazione, ma in ristrette singole ricerche scientifiche, soprattutto in campo neuroscientifico, che ha avuto un grande sviluppo nel mettere a fuoco questo fenomeno, io devo scrivere questa cosa. Quindi il libro è nato su questo. Grazie. Chiarendo ulteriormente che il libro non procede per una dimostrazione di un punto di vista o di un consiglio, diciamo, morale o culturale, no? Ma procede per fatti, per dati, per notizie, e li collega l'uno all'altro. Su due cose vorrei chiederti un avanzamento della conoscenza di questa proposta, che poi va evidentemente letta da tutti, non solo dai genitori ma forse anche dai giovani. Cassano, un grandissimo docente psicologo italiano, metà anni 90, questa droga, la marijuana, cioè lo spinello, stiamo parlando di quello, agisce sulle stesse strutture del cervello interessate dalla cocaina e dalla morfina, e costituisce un gradino sia per l'assunzione delle droghe pesanti sia come attivazione di patologie psichiatriche di tipo paranoide. Inascoltato, due domande. 2001 questa 2001. Citazione di Cassano, 1999, quindi sono passati 7-8 anni. Ma anche altri avevano accennato questo, certo che lui è un'autorità assoluta in questo campo. Scusami, Cassano, che quando parla di depressione, tutti i giornali e di come la depressione, sicuri coi farmaci, eccetera, tutti riportano quello che dice fino all'ultima sillaba. Su questa pesantissima denuncia che ha fatto l'Avvenire delle conseguenze dello spinello, nessuno l'ha ripresa. Questo per dire l'assoluta complicità del sistema mediatico su queste cose. Per ricollegarmi molto rapidamente a quello che diceva Monsignor Negri poco fa, cioè perché lo Stato diventi questo assoluto per cui non c'è più chiesa, non c'è più persona, e tutti siano manipolabili all'interno di un disegno sostanzialmente totalitario? Bisogna addormentare la mente delle persone, bisogna addormentare per certi versi anche il loro corpo, il loro istinto, le loro spinte vitali, le loro spinte morali. La cannabis per questo è perfetta, non solo perché da lì, come dice anche Cassano, si va poi a tutte le altre droghe, dove nessuno è arrivato se non partendo dalla cannabis, ma proprio perché il suo primo effetto, poi ce ne sono molti altri più devastanti, ma il primo, quello che arriva proprio dopo qualche spinello, è quello di renderti apatico.
cosa vuoi che te ne freghi che cosa faccia lo Stato dopo, diventi quel che vuoi. Scusa, ti ho interrotto. No, volevo appunto fare due domande. Una, su chi ha rotto il muro, oltre che il tuo libro, su chi ha rotto il muro della disinformazione e ha, come dire, iniziato una proposta della verità. Ho notizia, appunto, sì, avendo letto il libro, anche di politiche assolutamente diverse nei paesi europei e vicini al nostro e confinanti con il nostro, dove massicce e ingenti quantità di denaro vengono spese per questa reinformazione, perché anche loro avevano soggiaciuto ad altri tipi di informazione. Secondo, sulle conseguenze, la parola paranoide eccetera può essere un po' mettere paura e dire bene, è lontano da quello che vedo. In realtà, leggendo il libro, ma vorrei che tu ne accennassi, infatti poi c'è una specie di prontuario di 10 punti allegato al libro e c'è anche dentro nel libro un foglietto di questi 10 punti da tagliare, fotocopiare e dare in giro, perché i primi effetti sono la perdita dei rapporti spazio-temporali, dei freni inibitori. I freni inibitori non sono i freni dei tabù, delle scemenze che si dicono su certa libertà morale, sono esattamente il senso degli altri, il senso del proprio corpo, il senso delle proprie domande e parole, insomma la percezione di sé in ogni ora del giorno e della notte. La perdita di questi poi porta anche a quelli che si chiamano i buchi nel cervello, i buchi della memoria eccetera. Vorrei che riattaccassi su questi due fronti, certo. Uno su quello pubblico informativo, come già accennavi, politico, e l'altro per ritornare agli aspetti medico e anche proprio di conseguenza su quello che è la giovinezza. Grazie mille. E tra l'altro, se ometto qualcosa, richiedimelo pure, perché appunto è talmente ampio la gamma di conseguenze di questo fenomeno che molto difficilmente mi ricorderò di descriverle tutte. Chi ha rotto il muro del silenzio? Beh, il muro del silenzio è stato rotto effettivamente dalle organizzazioni di sanità, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Institut Santé francese, le varie agenzie, ministeri della sanità degli altri paesi, che si sono accorti, come ha detto ieri il direttore dell'assessorato di sanità della regione, che la psichiatrizzazione dei consumatori di cannabinoidi era ormai altissima, che questo rappresentava un costo molto elevato, mi pare che il dato dato ieri sia di 4 milioni di euro a testa, possibile. Insomma, una cosa veramente molto elevata. E naturalmente che questo andava a rappresentare un problema inoltre di tipo sociale gravissimo per ogni paese, perché voleva dire spingere, lasciare sprofondare nella psicosi gran parte delle nuove generazioni. Pensate che un terzo degli giovani studenti usa cannabis, quindi un terzo della popolazione giovanile, e hanno fatto 4 conti e hanno lanciato delle grandissime campagne contro. Questo dalla Francia, per esempio, con dei grandissimi manifesti che io qui riporto nel libro, con su quanti morti la cannabis fa per la strada all'anno. Perché uno dei punti più drammatici di intervento del THC è proprio sull'organizzazione psicomotoria, per cui qualcuno che ha fumato anche un solo spinello e si mette poi alla guida di una macchina è una bomba umana, una mina vagante. Zapatero in Spagna. Anche. Zapatero in Spagna, dopo aver avuto una politica molto liberale,
ha lanciato anche qui grandi campagne con manifesti, tra l'altro devo dire molto efficaci, contro proprio le due droghe che continuavano a svilupparsi, cioè la cannabis e la cocaina, dicendo proprio con manifesti molto belli dove si vede per esempio un volto di un adolescente la dicitura dice prendilo subito, prendilo a tempo, fermalo a tempo, e è diretto ai padres, in spagnolo padres sono tutte le figure d'autorità, ma insomma padri fermatelo, no? E quindi l'Inghilterra, dove è partito un fortissimo dibattito che è sfociato, questo dopo che io avevo già scritto il libro, ma forse prima che il libro uscisse, nella famosa copertina del quotidiano, titolazione prima pagina del quotidiano Independent, che era quello che anni fa aveva lanciato la campagna per la liberalizzazione dei cannabinoidi, che diceva "We apologize", in titolo di su nove colonne, cioè noi ci scusiamo, vi abbiamo detto il falso, quello che vi abbiamo detto non era vero. Ecco il tema anche qui della verità. La verità è un tema profondo, ci sono verità sostanziali a cui è legata tutta la nostra vita, a cui è legato in un certo senso l'equilibrio del mondo, ma ci sono anche queste verità sostanziali, sono anche fatte da piccole verità o verità fattuali, verità parziali, che se negate portano a una situazione di menzogna dominante. Quindi ecco, un altro cambiamento importante, quello ancora in atto, l'Olanda, che era stato il paese della massima liberalizzazione, come sapete i coffee shop dove si poteva comprare l'hashish liberamente, tra l'altro fatti, come sappiamo tutti, come risultano da documenti anche ufficiali, soprattutto per i turisti, pensando che gli olandesi non ci sarebbero mai andati, cosa che in effetti per i primi anni è successa, ma poi dopo l'Olanda ha avuto un incremento nelle ospitalizzazioni psichiatriche da cannabis del 30% all'anno, una cosa di questo genere, dopodiché ha fatto rapidamente marcia indietro in alcune città. Rotterdam, per esempio, i coffee shop sono già stati chiusi, ma la tendenza è naturalmente a cambiare completamente strada. Quindi il risultato di questo è dimostrato, di questo movimento di cambiamento che è stato inaugurato con grande forza soprattutto dagli Stati Uniti d'America, che e da questo dall'attuale presidenza, dall'attuale precedente presidenza Bush, che ha proprio dato una netta virata su questo. Il risultato è che nei primi 5 anni del 2000 il consumo di cannabis è diminuito del 20%. L'Europa rimane però il più alto attualmente. In Europa rimane più alto, però secondo i dati dell'ultimo rapporto dell'ONU, che è appena uscito, quello del 2006, in alcuni paesi ha incominciato ad arretrare, la Francia, la Svizzera, e in altri si è fermato l'Olanda, la Spagna, in Olanda si è fermata l'impennata, quindi non c'è più questo tasso di crescita. E ci citi il caso a livello giornalistico. Mentre in Italia, scusa, ha continuato a aumentare. Ancora nel 2006. Il caso dell'Independence, cioè il giornale, sì, che ha, a differenza di tutta la nostra informazione, fatto un atto clamoroso, e poi se puoi tornare su quelle conseguenze medico-psichiche a cui accennavo all'inizio, cioè
Sì. I fattori. E vuoi che dica qualcosa in più dell'independent? Dell'independent, no? Sì. Sì. Cos'è il fatto? Appunto, l'essenziale, ho detto che questo giornale aveva condotto questa grande campagna, ha detto no, ci siamo sbagliati, e ha parlato appunto a giustificare queste scuse, ha incominciato a presentare questi dati danno non solo cerebrale, poi, perché è un danno fisico complessivo. Per esempio, alcuni ricercatori inglesi hanno stabilito una correlazione tra la diffusione nel consumo di cannabis e lo sviluppo precoce di malattie degenerative. Infatti, per esempio, anche nella mia generazione, molte persone che consumavano hashish fin da, appunto, quando avevano 20 anni e hanno continuato a farlo fino adesso, poi tra i 40 e i 45 anni hanno incominciato a presentare casi precoci di Parkinson, casi precoci di LAS, che è un'altra malattia autoimmunitaria, di malattie autoimmunitarie. Questo perché uno degli effetti di questa cosa è di provocare una forte caduta nelle difese immunitarie, per cui l'organismo è esposto molto più facilmente ad ogni rischio, e forti danni in generale al sistema nervoso. E a proposito di quello che tu dicevi prima, le ideazioni paranoiche, per esempio paranoidi, che sono un tipico effetto stabilito, ormai accertato da tutta l'esperienza clinica, eccetera, dell'hashish. Ma devo dire che qualsiasi onesto consumatore di hashish degli anni 70 deve ammettere che già allora si diceva del collega che stava fumando e che dava un po' fuori di matto, è in para, cioè è in paranoia, lascialo stare, la se la sta in milanese, no? E che vuol dire che le paranoie c'erano anche allora. È inutile che i ministri ci dicano che sono delle invenzioni mie o di altri scalmanati, che sarebbe poi la gran parte degli scienziati internazionali. È sempre accaduto che chi prendeva queste sostanze dopo un po' aveva delle elaborazioni paranoidi che appunto invertivano il senso anche, per esempio, della sua socializzazione. Incominciava a prenderle per stare con gli altri, per stare in gruppo, e poi dopo un po' usciva dal gruppo, proprio perché uno degli effetti della cannabis è quello di farti odiare gli altri, farti temere gli altri, credere che loro stanno facendo qualcosa contro di te. Quindi questa è una conseguenza, ce ne sono poi tante altre. Per esempio, tutta la campagna contro il fumo va benissimo, ma la quantità di idrocarburi che ci sono dentro lo spinello equivale a quella di 3 pacchetti di sigarette di tabacco nero senza estremamente pesanti. Quindi sono conseguenze. Pensiamo, per esempio, ecco, un altro disagio con cui siamo confrontati tutti i giorni, questa famosa sindrome dell'AHD, sindrome di iperattività dei bambini, che purtroppo è reale. È vero che i bambini oggi sempre più spesso dimostrano questa fatica nel concentrarsi, nel stare fermi, eccetera. Ebbene, queste ricerche neuroscientifiche sulle conseguenze del THC hanno dimostrato che i figli delle madri che fumavano in gravidanza hanno un tasso di sindrome di iperattività molto più elevato degli altri, oppure
il professor Veronesi dice che diventeremo tutti, ci sarà un solo genere perché stiamo diventando tutti uguali, tant'è vero che i maschi sono ormai a circa il 50% di infertilità e di appunto per non velocità degli spermatozoi eccetera. Verissimo, ma tra le conseguenze che le neuroscienze e le scienze mediche hanno trovato nei fumatori di tetraidrocannabinolo e negli assuntori di queste sostanze è appunto una fortissima caduta nella capacità riproduttiva. Allora, ecco che a mio modo di vedere le informazioni su questa sostanza, che ripeto è la sostanza tossica più assunta in tutto il mondo, sono indispensabili a mettere insieme una serie di cose. Concludendo, si diceva negli anni 70, lo citi nel libro, fumare marijuana come contestazione nei confronti dei padri, i padri come autorità costituita, o invece, come pare tu dici, assenza di padre, assenza di proposta, assenza di custode, lo chiama a un certo punto il padre, custode che protegge il proprio corpo. Sì, no, qui siamo di fronte, a mio modo di vedere, a una gravissima assenza di paternità e di insegnamento paterno, di presenza educativa, un'assenza che è arrivata, e per questo punto appunto della cannabis su cui io ho compiuto un semplice dovere informativo, però secondo me è un punto strategico anche di tutto il discorso educativo, perché qui è un'assenza che è arrivata al corpo, che è arrivata al corpo del figlio. Cioè qui i padri, i patres, i padres, nel senso i padri, le madri, gli educatori, tutti, non tutelano più il corpo del proprio figlio. Forse non è un caso che ho scritto questo libro mentre mio figlio compiva i 14 anni. Perché il più piccolo? Perché ho sentito un grandissimo dovere nei suoi confronti e nei confronti di tutta la sua generazione di informarli del rischio a cui mettevano i loro corpi. È una cosa molto elementare, appunto, sì, elementare, diretta. Se tu li ami, se tu non sei un mostro, devi dirgli che cosa succede quando prendono questa roba. E per questo ritengo addirittura appunto fuorviante fare dei discorsi politici sull'atteggiamento dell'informazione. L'atteggiamento dell'informazione italiana su questa questione è stato ed è un atteggiamento criminale. È un atteggiamento criminale. Io ho dovuto scrivere questo libro perché queste cose, pur essendo un giornalista che scrive in molti giornali, non avrei mai potuto scriverle sui giornali su cui scrivo, salvo tempi. E quindi sono molto contento di essere qui con voi a parlarne. Grazie. Grazie davvero a Claudio Risè per questo suo intelligente lavoro, un pensiero conclusivo. Addormentare il corpo e privarlo, deteriorare il suo sostrato nervoso e allontanarlo dal legame che è indissolubile con la verità. Chi è il goditore se non l'artefice della perdita del senso di sé? Colui che odia la connessione tra il fisico e lo spirito, cioè tra il fisico e il corpo, che tutto grida alla verità e al vero, e il nome di costui
è facilmente reperibile in recente letteratura inglese. Arrivederci, grazie.